boughs of holly, la 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 la. Ci troviamo a Segusino, un piccolo comune di 2000 abitanti ai piedi delle Prealpi Trevigiane, al confine tra pianura e montagna, tra le province di Treviso e Belluno. Il tranquillo vivere di questo paesino, dove tutti si conoscono, dove è impossibile non sapere chi è il proprio vicino, si ravviva in occasione di ogni Natale, di un lento ed intenso pellegrinare di cristiani che silenziosamente, un po' per curiosità, ma soprattutto guidati dalla fede nel mistero del bambinello che si fa uomo, arrivano a visitare il presepio artistico complici del passaparola reciproco. Tutto ebbe inizio, o meglio ci fu un'importante svolta, nel Natale del 1986. Era da poco arrivato in paese il nuovo parroco, Don Odilio Longhin, il quale espresse il grande desiderio che la chiesa parrocchiale, intitolata Santa Lucia, potesse essere onorata del calore di un bel presepio. Chiamò a sé un gruppetto di persone e con il sorriso tra le labbra e la gioia che lo contraddistinguevano, chiese loro di allestire un presepio. E la sfida ebbe inizio. Il gruppetto, un po' come tutti gli abitanti di Segusino, che se propriamente stimolati sanno dare il meglio di se stessi, distinguendosi in ogni situazione, diedero vita a quella che fu la prima edizione del presepio artistico di Segusino. Grande fu lo stupore dei parrocchiani la notte di Natale, tanto che dopo soli 3 anni, visto anche l'elevato numero di persone che venivano a visitarlo, si decise di destinare al presepio artistico un'intera casa, l'ex casa del cappellano di Segusino, di proprietà della parrocchia. La cura dei dettagli, la prospettiva, la sensazione di entrare in un paesello vero e proprio, ricostruito in miniatura, in scala 4:1, dai primi piani fino a perdersi all'orizzonte, con un abile gioco di specchi per aumentare la profondità delle scene ed un sofisticato impianto di luci per governare i colori del giorno e della notte, hanno fatto sì che il presepio artistico di Segusino diventasse di Natale in Natale sempre più ricco e sempre più meta di visitatori da ogni parte d'Italia. Nel 2003 il gruppo Amici del Presepio di Segusino, per merito di uno dei successivi parroci del paese, Don Fabrizio Bagnara, divenne associazione. Il presepio di Segusino si estende su una superficie di circa 100 metri quadrati, allestito appunto nella ex casa del cappellano, una casa della parrocchia, adibita a presepio dal 1989. Una delle particolarità del presepio di Segusino è la cura dei dettagli, quindi ogni cosa al suo posto, ogni stanza, ogni stanzetta, ogni piccolo borgo del presepio viene curato nel minimo di dettagli e tutto quanto praticamente è dove deve essere. Un'altra particolarità del presepio sono le scene riflesse, quindi quando il visitatore guarda il presepio vede una scena, ma in realtà quella scena è stata costruita da un'altra parte e per merito di un gioco di specchi, un abile gioco di specchi, quella scena viene portata agli occhi del visitatore. La scena può essere costruita nel piano superiore del presepio oppure lungo un secondo piano e appunto questo gioco di specchi riporta la scena del presepio agli occhi del visitatore sembrando che sia una profondità reale. Questo aumenta di gran lunga la prospettiva delle profondità delle scene. Questa tecnica è stata una necessità quando ci siamo trasferiti in questa sede, in questa casa del presepio nell'89. La casa era composta di piccole stanzette e non potevamo di certo proporre ai visitatori quello che era la profondità reale del presepio in chiesa. Lì avevamo metri e metri di profondità, qui avevamo solo 3 o 4 metri, anche meno 3 metri di profondità. E quindi per non rinunciare di proporre al visitatore la visione del cielo dei secondi piani, abbiamo dovuto perfezionare, mettere a punto questa tecnica degli specchi che poi nel tempo si è perfezionata, è migliorata e adesso è una del fiore all'occhiello, diciamo, di questo presepio artistico di Segusino. Un'altra particolarità del presepio di Segusino sono le statue. Sono tutte statue, quelle di primo piano, che raffigurano personaggi del paese, personaggi semplici che si sono nel tempo contraddistinti per alcune loro particolarità oppure per la loro semplicità, che avevano di essere persone normali. Sono opera di un artista locale della zona di Padova, Mauro Marcato, il quale realizza queste statue come pezzi unici, è un appassionato anche lui di presepio, quindi in luce del rapporto di amicizia che abbiamo con questo artista è nato questo rapporto di collaborazione per la realizzazione delle statue del presepio di Segusino. A
Ad ogni sua edizione il presepio artistico di Segusino ha un tema diverso. Il tema di quest'anno, nell'occasione di 30 anni di presepio, è patire la fame. La scena principale del presepio, dopo la natività ovviamente, rappresenta un mendicante che bussa alla porta di una casa di una famiglia povera, e questa famiglia, nonostante la povertà che ha, non si tira certo indietro nell'offrire, né condividere qualcosa da mangiare col mendicante. Il presepio poi prosegue con altre scene, e una delle scene successive nuova di quest'anno è appunto la sconfitta della fame. Quindi abbiamo voluto ricordare quando a Segusino, appunto 70 anni fa, quindi ricorre quest'anno il 70° anniversario, venne fondata la prima fabbrica di occhiali proprio in centro al paese, la Filos, per merito di un imprenditore di allora, il capitano Guglielmo Zancaner, che ebbe la brillante idea di fondare appunto questa industria di occhiali in centro al paese. Questo fu un punto di svolta per il paese, perché si smise in un certo senso di patire la fame. Questa fabbrica portò ricchezza, portò benessere all'interno del paese, e da lì nacquero poi negli anni successivi una moltitudine di altre industrie e di altri piccoli laboratori all'interno del paese. Sempre di quegli anni fu l'idea di coinvolgere tutto il paese, proponendo ai visitatori del presepio artistico di Segusino l'opportunità di percorrere le vie del paese alla scoperta anche di altri presepi, dove col passare del tempo la gente aveva iniziato spontaneamente ad allestire praticamente in ogni borgata. Fu così che nacque Alla scoperta dei presepi e dei borghi di Segusino. La scoperta dei presepi di borghi di Segusino è un contenitore, se così possiamo definirlo, di tutte quelle che sono le iniziative natalizie in giro per il paese di Segusino, e sono molte, perché comunque nel tempo si sono formati vari gruppi di spontanei di borgata che durante il periodo natalizio si fanno carico di promuovere il paese unitamente al presepio artistico, e di allestire in ogni via, in ogni borgata, dei presepi, degli alberi di Natale, delle decorazioni natalizie che meritano sicuramente di essere viste. Alla scoperta di presepi di borghi di Segusino parte dal presepio artistico e si sviluppa lungo le vie del paese. Nelle immediate vicinanze del presepio abbiamo anche in centro parrocchiale una bellissima mostra di pittura a cura del gruppo La Bottega di Cordegnano e un'esposizione di annulli filatelici inerenti al Natale. E da quest'anno si è aggiunto anche un gruppo della piazza allestendo un originale presepio stilizzato. Molte sono le proposte che gli abitanti delle borgate propongono ai loro visitatori. Con punto di partenza il presepio artistico, da dove prende il via il percorso, si può scegliere di incamminarsi a piedi o in macchina, salendo lungo la strada panoramica della torre campanaria, dove il primo presepio che troviamo è quello della scuola primaria, per arrivare al borgo di Rivasecca, dove è stato allestito questo originale albero di Natale, particolarmente suggestivo nelle ore serali. E proseguendo poi lungo la valle della Riù, verso questo splendido presepio fatto di sagome ed allestito all'aperto, al freddo e al gelo, come vuole la tradizione. Proseguendo ancora, si può salire verso il borgo storico di Riva Grassa, un insieme di case arroccate sul colle opposto a Riva Secca. Solo percorrendo le strette vie del borgo ci si può immergere nell'atmosfera unica dei tempi trascorsi, incontrando in vari angoli dei dipinti e degli allestimenti natalizi davvero unici, il tutto decorato da questo originale albero di Natale con presepio, e tutto allestito dal gruppo spontaneo di borgata. Salendo di quota verso la montagna si arriva al borgo Stramare, una perla incastonata in una vallata che ne fa da culla. Un borgo dove il tempo si è fermato. Qui a Stramare c'è la chiesetta dedicata a San Valentino, la quale ospita una serie di piccoli presepi. Altre natività si possono trovare anche lungo le strette vie del borgo, il quale potrebbe di per sé essere definito un presepio, vista la sua conformazione architettonica. Qui a Stramare gli allestimenti sono curati dal gruppo Amare Stramare. Ora invece ci siamo trasferiti a Milies, la borgata montana di Segusino, che si trova a circa 800 metri sul livello del mare. In questo borgo il neonato gruppo Amici di Milies ha realizzato un grande lavoro presepistico, esponendo lungo le viuzze una collezione di opere realizzate da vari artisti e inserite in originali casette in legno sorrette da tronchi d'abete.
All'interno del borgo troviamo poi anche una rassegna di presepi dal mondo, allestita a cura dell'associazione segusinese Drioghe alla Stela, in collaborazione con la comunità di Villa San Francesco di Facen di Pedavena. Un bellissimo e ricco presepio tradizionale presso l'ostello Saint-Jory e un'altra esposizione di presepi presso la chiesetta di Santa Maria Ausiliatrice. Infine, il presepio a quota più alta di tutto il paese si trova in località Valpiana, appena sotto le pendici del Monte Doc. La via del ritorno in paese ci porta a visitare un'altra natività all'aperto, in località Le Erte. Ed infine, ritornati a Segusino, ci si può spostare in località San Rocco per visitare un'altra interessante natività all'aperto. Cosa vuol dire fare presepio oggi? Una delle definizioni più belle del fare presepio l'abbiamo scritta anche nella nostra home page del sito internet del presepio di Segusino. È una frase del 1974 estrapolata dal diario degli amici del presepio di Almenno San Bartolomeo, provincia di Bergamo. La frase recita così: tre cose richiede la costruzione di un presepio: un grande amore per l'opera, un'instancabile fantasia, la continua pazienza. Il tutto riunito in un cuore credente. Perché la costruzione di un presepio non è un trastullo, non è un hobby, non è una perdita di tempo. È un apostolato. Credo non servano aggiungere tante parole e tanti commenti a questa frase che dice già tutto di per sé. Qual è, secondo lei, il senso del presepe oggi? Viviamo purtroppo in un'epoca dove Natale uguale centro commerciale uguale regali e basta. Noi vogliamo in un certo senso dire no, Natale non è solo questo, anzi Natale non è proprio questo. Natale è riscoprire un po' la gioia che abbiamo dentro, perché c'è un bambino, c'è il Salvatore che nasce e nasce per la salvezza degli uomini. E quindi vogliamo dimenticare tutto quello che è la parte commerciale del Natale, un po' come ritornare bambini, un po' come la gioia che si ha da bambini quando arriva il Natale, non tanto per i regali ma per l'atmosfera che si crea. E noi vorremmo che l'atmosfera che si crea sia quella di pace, di salvezza e di gioia, e non sicuramente quella di centro commerciale. È possibile raggiungere i giovani in qualche modo? Se sì, come? Beh, come dicevamo prima, la gioia del Natale è quella di ritornare bambini. Non dimentichiamoci che i giovani sono stati bambini, tutti noi siamo stati bambini. Noi fortunatamente abbiamo visto negli ultimi 10 anni un avvicinamento di giovani a presepio. Lo vediamo dai visitatori che abbiamo qui la domenica, le lunghe file di attesa. E vedere molti giovani che si mettono comunque in fila ad aspettare di entrare a presepio e passano magari anche 1 o 2 ore di fila per entrare, questa è una bella cosa. Magari preferiscono venire a vedere presepio piuttosto che andare da qualche altra parte, piuttosto che andare al cinema, oppure andare comunque al cinema ma venire anche a presepio. E questo credo sia un bel messaggio verso i giovani. Fortunatamente a Segusino abbiamo un bel gruppo di giovani che si impegnano per il sociale, per i presepi, per le varie iniziative del paese, con la Prolocum, con tutte le associazioni non profit del paese. E questo credo sia una delle cose più belle, perché comunque avere i giovani, che sono comunque il futuro di ogni comunità, vederli impegnati nel paese, questo sicuramente vuol dire che il paese sta crescendo bene e i giovani stanno crescendo bene. E quindi non ha senso oggi deprimersi dicendo i tempi ormai sono cambiati, non sono più quelli di una volta. Sì, è vero, i tempi sono cambiati, però questo non vuol dire che comunque i giovani non si possano coinvolgere e non vogliano farsi coinvolgere. E questo è un messaggio che vogliamo dare alle istituzioni, alla Chiesa, a tutti quanti. Coinvolgiamo i giovani coinvolgendoli. Che messaggio date dopo 30 anni di presepio? Il messaggio più bello, secondo me, è che il presepio unisce. Come dicevamo prima, il presepio non è un hobby, non è un trastullo, ma è un apostolato. Il presepio comunque unisce le persone. Quando siamo partiti 30 anni fa, qualcuno di noi non ci conoscevamo neanche tutti e ci siamo trovati per caso in chiesa ad allestire il presepio, e da lì ne è nata una forte amicizia. Ma poi l'amicizia è nata anche oltre i confini del paese, oltre i confini della provincia, oltre i confini della regione. Abbiamo creato assieme ad altri gruppi di amici del presepio l'itinerario dei presepi che comprende presepi tra le province di Treviso, Belluno, Pordenone ed Udine. E sono tutte persone che non avresti mai avuto modo di conoscere se non è per merito del presepio. E questa è una cosa bella, perché comunque conosci realtà diverse, conosci persone diverse, conosci associazioni diverse anche all'interno dei vari paesi che vai a scoprire, e questa è un'iniziativa bellissima che porta comunque a legare le persone. Credo che il messaggio più bello che potesse trasmettere San Francesco quando ha allestito il primo presepio a Greccio fosse proprio questo: ricordare la nascita del Signore ma anche
anche fare in modo che il presepio fosse da ponte di collegamento tra le persone, tra i popoli. E questo è un messaggio bellissimo, questo secondo noi è il messaggio più forte che ci sentiamo di dire dopo 30 anni di presepio, augurandoci di essere ancora qui fra altri 30 anni e poi magari fra altri 30 ancora. Un altro messaggio importante che ci sentiamo di dire dopo 30 anni di presepio è quello del mettersi in gioco. Riteniamo sia molto importante l'uscire, fare comunità, fare gruppo e donare il proprio tempo agli altri. Donare il proprio tempo è una delle cose più belle che si possa fare, perché mentre noi quando ne regaliamo un regalo, regaliamo in un certo senso del superfluo. Quando regaliamo il nostro tempo non è mai superfluo, e quindi è una lode, va quindi a tutti i volontari, quindi i volontari del presepio, i volontari dei borghi, che sono delle persone volonterosissime che ogni anno si danno da fare per questo allestimento, per tutti gli allestimenti in giro per il paese, ma anche tutte le altre realtà di volontariato del paese, di tutti i paesi. Il volontariato oggi è una cosa importantissima, e quindi bravi, veramente bravi a tutti quelli che donano o regalano il proprio tempo a favore della comunità, a favore di iniziative di volontariato. Con questo speciale abbiamo voluto farvi conoscere Segusino, una piccola comunità veneta ai confini tra montagna e pianura, tra il Monte Cesen e il Monte Grappa, e attraversata dal fiume Piave. Una comunità dove gente semplice fa cose straordinarie, come il presepio artistico di Segusino e i presepi nei borghi, dove l'ospitalità è di casa e che vi invitiamo a venire a visitare per toccare con mano e vedere con i vostri occhi. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito internet www.presepiosegusino.it. Vi invitiamo a vivere la magia del Natale sotto un'ottica particolare, unica, dimenticando i regali e i pranzi, ma immergendoci nel vero senso del Natale, la nascita di Gesù, il bambino, il Salvatore. Buon Natale!